La nostra città è piena di personaggi e persone che sono vicine all'ambito della letteratura e della poesia e anche dei racconti scritti, in questo caso abbiamo Mariella Cuoce, ciao Mariella Ciao a tutti Che come al solito seguiamo sempre quando c'è qualcosa di nuovo da presentare e questo è il tuo, il tuo ultimo lavoro Sì, io ringrazio molto Radio 00 perché è sempre vicino a me negli eventi mi segue nelle mie insomma, fatiche letterarie e sono veramente contenta, insomma, grazie Allora, Mariella i segreti di Cinciulli, eh, storie sì. fantastiche per bambini e non solo, per cui anche per grandi. Sì, sì, è una lettura che si presta bene anche agli adulti, non solo ai piccoli. E ho scritto appositamente queste storie in un linguaggio un po' intermedio tra un linguaggio semplice ma anche un linguaggio un pochino più complesso. Proprio per permettere questa lettura non in solitaria per i bambini, ma con i genitori, con gli adulti insieme. Senti, che cosa troviamo in questo, questo tuo lavoro? Ci sono otto capitoli con otto storie. Eh, si snodano tutte nel Nord America, eh, nella natura, in un villaggio navaio, dove la sera, attorno al fuoco, il grande capo, quindi Cinciullì, raduna tutti i bambini della tribù e racconta loro delle storie. Alla fine di ogni storia, svela un segreto. Senti, ehm, qui nella, nel retro del libro c'è scritto una frase bellissima, quando sarete grandi nel corpo non dimenticate di essere piccoli nel cuore. Sì, questo è un messaggio importante che volevo far passare nelle storie, eh, perché tutti i bambini vivono delle avventure e quindi Cinciulli raccomanda loro eh, questo, appunto questo, quando saranno grandi di non dimenticare la meraviglia con cui vivono, eh, l'ingenuità, eh, l'istinto che ci mettono nelle cose. Perché i bambini vivono con questo, di questo. Certo, senti, ascolta, fra i tuoi tanti lavori, che cosa prediligi di più? Scrivere poesie o i racconti per i bambini? Ah, che bella domanda! <ride> Tutte e due, entrambi, perché la poesia mi dà certe emozioni e scrivere racconti altre. Certamente questa esperienza, perché è la prima esperienza nella quale mi cimento, insomma, è stata interessante, è stata bella, emozionante, soprattutto perché l'ho vissuta con i miei due bambini. Chi è Cinciulli? <ride> allora, Cinciulli è il vecchio saggio del, del villaggio. E questo nome viene fuori, è stato coniato insieme ai miei due bambini nel lettone di sera... E loro mi, mi chiedevano, mamma, ma come si chiama questo vecchio saggio? E allora la mia fantasia uh, così ha spaziato. Tua la fantasia. mia enorme fantasia e quindi mi venivano in mente questi suoni, cinciun Cinciunci. Cin, e allora poi io ho detto Cinciulli, Cinciulli. E quindi loro si divertivano perché era un suono divertente. E allora ecco perché l'ho confermato. Perché da qui è nato Cinciulli. Da qui è nato Cinciulli, è vero. Senti Mariale, dove possiamo trovare il tuo libro? Lo potete acquistare su Amazon oppure in tutte le librerie di Bitonto. Tam